Via. Siamo a Butrio, nel nuovo centro dell'innovazione realizzato dal gruppo Danieli. Siamo in occasione del convegno Le sfide dell'innovazione che sta per cominciare. Un'innovazione ce l'abbiamo proprio davanti, il robot Pepper. Con noi abbiamo il dottor Nazario di Intesa San Paolo Innovation Center, a cui chiediamo perché nasce Pepper e quali cose sa fare. Bene, Pepper è un robot umanoide che, come Intesa San Paolo Innovation Center, stiamo analizzando e studiando per evolvere e capire cosa che può fare come subito atto alle nostre cose. Diciamo, Pepper è un robot di comunicazione, quindi accoglie quello che sta facendo in questo momento, per cui sta accogliendo le persone che verranno, metteremo sopra all'evento ad accogliere le persone, e può interagire, parlare, capisce le persone, capisce il linguaggio umano. Riesce anche a leggere le emozioni, quindi riesce a capire se la persona è emotivamente coinvolta nella sua attività. E diciamo, ha due telecamere, ad esempio, ha un Kinect che permette di vedere la persona, quindi effettivamente Pepper sta vedendola. E inoltre il tablet permette di migliorare l'interazione. Una delle cose che può fare, ad esempio, in questo momento Pepper ci ha accolto e sta chiedendo se vuole sapere qualcosa in più di lui, dicendogli, adesso sta vedendoci. Qua sto chiedendo. Sì. Sì. Buongiorno e benvenuti. Mi chiamo Pepper, sono l'erbo umanoide di Intesa San Paolo Innovation Center. A differenza degli altri robot, sono interamente dedicato all'interazione con gli umani. Significa che posso muovermi, usare gesti familiari quando parlo, proprio come voi. E posso anche suonare una chitarra immaginaria. Oggi ho il compito di accoglierti qui ad Udine all'evento Le sfide dell'innovazione. Se vuoi interagire con me, puoi farmi un solletico, possiamo farci un selfie insieme, oppure puoi anche chiedermi di fare un balletto. Straordinario. Ma, dottor Nazario, ma qual è l'applicazione? Cioè, uno lo può tenere in casa, lo può tenere, che ne so, cosa potrebbe servire Pepper? Questo tipo di tecnologia è fare accoglienza, quindi presenta cose, fa quello che avete visto voi. Lui può essere, come ha detto lui, può anche interagire con oggetti esterni, quindi siamo all'inizio di una scoperta, diciamo. Stiamo capendo come si possono, diciamo, evolvere questa tecnologia. E quindi è solo l'inizio. Quello che vediamo adesso è, oggi presenterà, fa accoglienza, è l'inizio di una tecnologia che è robot umanoide, in termini non robot industriale, robot umanoide che può star vicino alle persone. Quindi questo è il punto. Da questo punto in poi cosa potrà fare? Tutto una ricerca e un'esplorazione. Quindi se io adesso lo saluto lui mi risponde? In questo momento diciamo che sta aspettando, sta accogliendo, perché come l'abbiamo impostato lui sta dall'accoglienza. Però sì, potenzialmente può salutare, può presentarsi, può dire cosa fare. Invece di dirlo io lo potrei dire tranquillamente lui. Ovviamente è programmato e quindi essendo un robot, diciamo, un aspetto da programmare, quindi lui fa quello che gli insegnano noi umani. Questo è Pepper in questo momento ed è quello che diciamo che sta avendo successo perché è amichevole, e questo è la sfida, no? E soprattutto in termini di esperienza utente è quello che fa avvicinare questa tecnologia alle persone. E questa è la vera differenza. Non è un robot freddo, ma serve soltanto per fare alcuni gesti o alcune operazioni. E mi diceva che sa anche leggere le emozioni, questo veramente... Sì, diciamo che è l'aspetto di parte di intelligenza artificiale, ma come tutte le tecnologie nuove che stanno nascendo in questo momento, hanno delle potenzialità eccezionali che integrate in un robot come questo, fa sì che, è vero, il robot che lo fa, ma l'intelligenza artificiale che poi aiuta il robot a conoscere e conoscere queste cose. Bene, adesso abbiamo concluso, ringraziamo il dottor Nazario e salutiamo Pepper. Ciao Pepper!